Amici telespettatori, ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino Chiama Europa. Proseguiamo il nostro viaggio che ci sta portando a conoscere i fondi strutturali europei. In questa puntata andiamo a vedere come FSE e FESR sostengono la nuova impresa. Siamo a Segno di Predaia, in Val di Non. In questo piccolo bacino si trovano degli innovativi pannelli fotovoltaici flottanti messi a punto da Idrosolar, azienda trentina con sede a Mori. Idrosolar nasce nel 2017 per iniziativa di tre soci che già hanno esperienza nel campo dell'energia e si focalizza sulla realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti. Flottanti vuol dire galleggianti su bacini idrici, per cui bacini per l'irrigazione, bacini per l'idroelettrico, bacini per le cave che ci sono ad esempio nelle pianure, bacini per la potabilizzazione, ambiti tra l'altro dove c'è bisogno o di energia oppure come nel caso dei bacini idroelettrici di aumentare, incrementare la produzione di energia che altrimenti non si potrebbe fare con l'idroelettrico che già ha assolto le sue potenzialità. Tecnologia ed innovazione che Idrosolar ha potuto portare avanti grazie al fondo FESR ed in particolare al bando Seed Money, gestito da Trentino Sviluppo e finalizzato a promuovere la nascita e la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia. Quanto sono stati determinanti i fondi europei per la realizzazione del progetto? Ma direi che i fondi europei sono stati determinanti perché soprattutto la fase prototipale, diversamente avremmo dovuto attingere a fondi personali importanti e quindi diciamo che è stato realmente utile l'apporto del fondo europeo, assolutamente. Se il fondo FESR mira a sostenere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia, il fondo FSE, abbiamo detto, è il principale strumento utilizzato dall'Unione Europea per sostenere l'occupazione. Così è stato per Michele Moltrer, che ha frequentato un progetto volto a favorire l'autoimprenditorialità giovanile. Michele è un giovane fisioterapista e ha recentemente aperto uno studio professionale in cui offrire una prestazione integrata di nutrizione, fisioterapia e servizio di personal trainer per il miglioramento della salute e del benessere. La partecipazione al progetto IEP è stato per me molto importante. E io sono un nutrizionista, un fisioterapista e il progetto IEP mi ha permesso di far crescere e maturare l'idea di avviare uno studio professionale nell'ambito della nutrizione e della fisioterapia. E mi ha aiutato inoltre anche a sviluppare quello che poteva essere l'idea di avere diverse fasi nel progetto di impresa, nell'attività professionale, in modo da poter offrire via via sempre un pacchetto più completo e innovativo. Sicuramente però è stato fondamentale l'aiuto e la guida dei professionisti che ci hanno appunto guidato nel corso del progetto e che hanno saputo darci dei preziosi consigli per la gestione o l'apertura delle nostre attività.